tutti hanno tutti la sete all'inizio, quella fame, quell'innamoramento iniziale del prendere subito il super trend e andare a fare tanti soldini e là ovviamente arriva la mazzata. Quindi l'errore più comune è questo, ed è normale, ritengo che tutti quanti all'inizio è giusto che partiamo con questo errore. Chi è intelligente poi si ferma e inizia a piantare i piedi per terra e inizia a studiare come approcciarlo nel modo corretto. Chi invece non continua su quella strada, purtroppo è quelli che non sono adesso oggi qua. Ah, belli, bentornati al CryptoPub. Allora, di che cosa parleremo oggi? Abbiamo intervistato per voi Massimo Rea. Immagino la maggior parte di voi lo conosca, ma chi non lo conosce, lui è un trader di professione, ha un'academy e ha una grandissima community. E proprio su questo voglio spendere una parola. No, a noi capita quando andiamo ad analizzare un progetto cripto. Quello a cui guardiamo per capire se quel progetto ha delle potenzialità è la sua community, e la community è il riflesso diretto delle qualità che quel prodotto, quel progetto o quella persona porta. E sinceramente il calore che abbiamo visto, che abbiamo sentito quando siamo stati ospiti da lui nella sua community è una cosa davvero rara da trovare. Detto questo, di che cosa abbiamo parlato? Beh, abbiamo parlato di quali sono i più grandi errori che si vedono succedere, qual è stato il suo più grande errore e poi qual è stato il suo momento di realizzazione che gli ha fatto davvero cambiare mentalità e incrementare i suoi profitti. E poi ancora che cosa ci ha insegnato, cosa gli ha insegnato, che cosa gli hanno insegnato le cripto che ha riportato nella vita reale e lo fa vivere meglio. Beh, questo e tanti altri argomenti. Sono 18 minuti. Godeteveli. Vi voglio bene, ragazzi. Buona visione. 3, 2, 1, via. Ah, belli! Bentornati al CryptoPub in questo nuovo formato da 18 minuti che abbiamo qua su YouTube. Allora, oggi siamo qua con il grandissimo Massimo Rea. Ah, bello! Come stai, caro? Buongiorno Paolo, grazie, benissimo e grazie per l'invito, ovviamente è un grande piacere tornare a trovarti. Guarda, è un piacere, il piacere è tutto nostro. Allora, subito per cogliere l'attenzione di chi ci ascolta. Allora, perché chi ci sta ascoltando adesso dovrebbe ascoltarti? Perché la tua opinione ha un valore? Poi parleremo di trading, di cripto, di Bitcoin, insomma, in questa breve intervista. Prego. Sì, allora io sono un trader, investitore, sviluppatore dal 2001, quindi faccio questo mestiere da un bel po' di tempo. Sono entrato in questo mondo, credo, in modo un po' trasversale, nel mondo che intendo degli investimenti o del trading, perché molti di noi ci sono entrati magari guardando qualche cripto che pompava, no? E ha pensato di farci tanti soldini. Mentre io sono stato chiamato da un mio amico che lavorava per una società che faceva trading per l'appunto e sviluppavamo software. Allora lavoravamo ancora sul MIB italiano, il FIB era il futures. E quindi io ho imparato, all'inizio ero colui che pigiava i tassi su Bancasella, dove facevo long short su Bancasella. Poi sono entrato in sala sviluppo che il mio capo mi mise alla prova e mi disse: se mi fai un bot che mi fa questo profitto in un anno, ti promuovo in sala sviluppo. E quindi sono andato poi in sala sviluppo, ci sono riuscito, mi aveva chiesto di fare 600 milioni, aspetta, di lire, perché allora c'erano ancora, perché voglio specificare, perché altrimenti pensano chissà che cosa. C'erano che prendiali alti là, quindi era una percentuale comunque bassa rispetto a quanto dovevo fare. Quindi ci sono riuscito e lui mi ha messo in sala sviluppo e sono partito così. Ho fatto un po' di anni come sviluppatore, poi mi sono messo in proprio e poi ho approcciato a tutti i mercati, tra cui ovviamente quello cripto, che è oggi uno dei miei preferiti, perché è uno di quelli che per esempio, dal crollo Covid, ciò che sono riuscito ad accumulare con i profitti, non c'ero riuscito da tutti gli anni addietro, perché è un mondo che se lo si approccia nel modo corretto, senza fare i degen, si può ottenere qualcosa di sostanzioso. Ovviamente non bisogna ambire a diventare ricchi con un'operazione su Bonk, però si può fare il profitto, diciamo, ecco, se uno lo approccia nel modo corretto. Questo è il mio lavoro.
Guarda, che bella introduzione, che bella storia, Massimo. Insomma, c'hai sempre delle storie interessanti, te. Grazie. Allora, io ti voglio chiedere, la prima cosa che ti voglio chiedere è: qual è stato l'errore più grande che hai fatto, nella tua carriera da cripto investitore, da cripto trader? Allora, l'errore più grande all'inizio penso di averlo detto prima un po', però lo vado ad approfondire. Noi la prima cosa che dobbiamo imparare quando mettiamo qualunque soldino a investire su un qualunque asset, adesso parlando per esempio di Bitcoin o di qualunque altro asset, è gestire il rischio. Cioè, nel senso, noi ci preoccupiamo a fare soldini, ma non ci preoccupiamo a non perderli, che è la regola madre di Warren Buffett, lo sapete probabilmente tutti, no? Quindi la prima regola è quella, e quando quelle volte io sono uscito fuori da quel binario, ho preso qualche bello schiaffo, ovviamente, e fanno bene, sono sincero, perché è lì che si impara, non si impara mai dalle carezze, ma sono gli schiaffi che ci danno l'insegnamento migliore, penso, nella vita, e in questo mondo è la stessa cosa. Credo che molti di coloro che stanno entrando oggi o entreranno oggi, che io gli dica a loro non entrare con leva 100 su Pepe, lo faranno lo stesso e va bene, perché è da lì che si impara. Poi in futuro forse ridurranno la leva, forse. Forse io sono, guarda, d'accordissimo con quello che hai detto. Delle volte, no, anche a fare il lavoro che facciamo ci viene un po' l'ansia, no? Dobbiamo dare i consigli giusti, dobbiamo mettere le persone in guardia, ma non c'è nulla che funzioni meglio che sbagliare mettendoci i soldi, mettendoci la faccia, e da lì altrimenti non si impara, c'è poco da dire. Bellissimo, Massimo, questa Non cosa che. ascoltiamo mai i nostri genitori, noi, no? Lo sappiamo. Loro ci dicono non fare questo, non mettere il dito alla corrente. E io lo ce l'ho messo, quindi. Esatto. E quindi questo è anche l'errore più comune che vedi, magari nella tua community o quello che fanno gli investitori alle prime armi, questa esuberanza, diciamo, che c'è. Sì. Diciamo, a parte, vabbè, all'inizio andiamo alla ricerca degli asset un po' più degen, che ci sta, per carità. E se avessimo all'inizio già le competenze per approcciarli, potremmo già fare bene. Il problema è che all'inizio qualcuno rimane, mettiamola così, un po' più sostenuto e non va, a parte, vabbè, se si parte con 500 euro e li perdi e non era il tuo stipendio, va benissimo, per carità. Hai fatto una prova e hai capito, e quindi l'insegnamento là c'è. Però l'errore più comune che si va a fare, ovviamente, è si parte sempre dagli asset più pericolosi. Gli asset più pericolosi sono quelli che ti fanno più male, cioè non puoi cavalcare tu, quello che dico ai miei studenti, perché io insegno anche dal 2010 alle persone questo, come approcciare a questo mondo. Non puoi iniziare, se vuoi fare Valentino Rossi, non puoi partire dalla moto, devi partire dal triciclo. Poi ti sposti alla bicicletta, poi vai al motorino, poi vai allo scooter e poi gradualmente vai a provare ad andare in pista in moto. Quindi tutti hanno tutti la sete all'inizio, quella fame, quell'innamoramento iniziale del prendere subito il super trend e andare a fare tanti soldini e là ovviamente arriva la mazzata. Quindi l'errore più comune è questo, ed è normale. Ritengo che tutti quanti all'inizio è giusto che partiamo con questo errore. Chi è intelligente poi si ferma e inizia a piantare i piedi per terra e inizia a studiare come approcciarlo in modo corretto. Chi invece non continua su quella strada, purtroppo è quelli che non sono adesso oggi qua e non ci stanno Esatto, guardando. esatto. È verissimo. Durano poco, è così. Non ci stanno Oppure guardando. sono abbastanza resilienti da dire: no, no, invece adesso tutto quello che ho perso me lo riprendo con gli interessi, con una strategia diversa, però, con una Esatto. strategia, ecco, piuttosto che Esatto. a cazzo di cane, come si dice. Esatto. Quella non va mai bene in questo mondo. Va mai bene. E allora ti voglio chiedere anche, Massimo, qual è stata nel tuo percorso, sia da investitore che da trader, la realizzazione più importante e che cos'è? Qual è stato quell'evento che ti ha fatto capire una cosa che poi magari o ti ha fatto guadagnare o ti ha fatto non perdere?
C'è un momento che ricordi nella tua esperienza come di pivot, di cambiamento rispetto, e c'è magari un massimo prima e un massimo post, questo evento? Allora, l'evento scatenante, a mio avviso, è quello quando capisci che la massa non ne capisce. Che vuol dire? Che al momento in cui tu smetti di leggere i tweet del super trader, perché passa tutto il tempo su tweet e sul mio tweet, no, sappiate, non trovate nessun tweet. Perché? Perché lo passo a fare quello che è il mio lavoro. Chi passa tutto il tempo a fare i tweet è perché vuole attirare la vostra attenzione, vuole darvi la propria opinione, va bene darla. Però spesso quando tu vuoi dare la tua opinione, contagi, se sei una persona di rilievo, tante persone. Quelle persone vengono influenzate da un'idea e l'idea comune è che per fare soldi su questo mercato non puoi essere uno che segue una mandria, devi essere un outlier. Uno che lavora fuori dagli schemi. Bellissimo. Lavorare fuori dagli schemi significa tu sai esattamente su che animale ti stai mettendo in groppa. Quindi so che Bitcoin è un pony rispetto a un bonk che è un cavallo imbizzarrito, e quindi devi conoscere le caratteristiche. Io so che Bitcoin fa questi drawdown negli ultimi cicli dell'halving. Quindi quando ho iniziato il drawdown, che è arrivato intorno al 70, sapevo che potevo iniziare ad accumulare di nuovo, perché Bitcoin intorno alle 80-90 negli ultimi cicli si fermava più o meno, avevo la certezza, no, ma avevo un vantaggio statistico. Quindi mi sono costruito una storia che mi dice nel passato è successo questo, nel futuro forse posso avere questo riscontro. Se seguite la massa a 60-70 già stava comprando ancora. Quindi la massa purtroppo non ne capisce. E più passate tempo su che ne so, un social dove tutti parlano di tutto, più è difficile che tu trovi la strada giusta. Va bene confrontarsi perché arricchisce la tua esperienza, ma ti fa anche capire che devi pensare per te e capire dove stai mettendo i soldi e perché li stai mettendo i soldi su quell'asset. Non perché hai letto lo YouTuber di turno che ti dice che farà 100x. Quello è il modo più veloce per perdere soldi in questo momento. Cercare la strategia che ti permette di avere un vantaggio statistico, perché certezza in questo mondo non c'è. Guarda, bellissimo, bellissimo Massimo, questa cosa che hai detto è forse davvero il consiglio più utile che una persona possa, perché uno pensa, no, è facile, è più facile, seguo questo, seguo quello, ma in realtà arrivi, sei sempre indietro. Invece, se uno si fa la propria strategia, anche per quanto maldestra, per quanto da rifinire, per quanto all'inizio, ha sicuramente un edge, com'è che l'hai definita, ha un vantaggio competitivo. Statistico. Esatto. Vantaggio statistico Perché noi rispetto. lavoriamo di statistica praticamente, perché tu puoi basarti sullo storico che hai di un asset, no? Bitcoin abbiamo molto di più e siccome la mandria, cioè tutte le altcoin, seguono in gran lunga Bitcoin, a parte le narrative, abbiamo visto quest'anno la narrativa AI, quest'anno è successo che le meme hanno sovraperformato tutte, più dei layer one, più di tanti altri ecosistemi che negli anni addietro avevano più rilievo, no? E ti fa capire che le community fanno tutto, ma quando tu ti accorgi che la community di una meme o di un Eigenlayer ti fa pompare la coin, tu sei già in ritardo anni luce. Quindi i soldini si fanno quando nessuno ne parla e quando nessuno ha l'attenzione o quando tutti sono spaventati di qualcosa. È lì che si fanno i soldini, quando tutti non hanno l'attenzione dove tu ce l'hai invece. È troppo, troppo, troppo vero, Massimo. Guarda, fondamentale, ragazzi, scrivetelo perché no, questo è tatuiamocelo anzi in faccia perché è Bravo. Io davvero fondamentale. ce l'ho proprio scritto qua, c'ho due frasi qua Ecco, sopra. benissimo, bravo. Una, non seguire la massa, la prima, e la seconda è follow the money, segui i soldi. Perché io sono un analista volumetrico, quindi chi mi segue sul mio canale sa che io faccio vedere, è tutto documentato. Ovviamente io faccio vedere le mie equity, sono una persona molto trasparente in questo. Faccio vedere come ho trovato il bottom di Bitcoin, il bottom dell'indice, documentato ovviamente, quindi non sono qui a dire ho fatto, no, io ho mostrato, Anche prima che accadesse, ok? Quindi. perché Massimo, tu c'hai, insomma, hai una community infuocata. Noi siamo stati ospiti in live da te, ma
una roba bellissima, davvero. Si percepisce, no? L'amore, quella coesione che è così difficile da trovare in realtà in questo settore. E immagino, insomma. Sono molto fiero sinceramente della mia comune perché è diventata molto colta, colta nel senso che non mi chiede più che cosa farà Bitcoin, dove andrà, che non è la domanda giusta, perché in questo mondo per fare soldini bisogna farsi la domanda giusta. Se ci si fa la domanda sbagliata si ottiene il risultato sbagliato. La domanda giusta non è indovinare se salirà, se scenderà. Noi bisogna essere bidirezionali, che vuol dire che ho un trigger che mi dice che da qui in poi è più bullish, ho un trigger che da lì in poi mi dice che è più bearish. Quindi il segreto non è indovinare, perché a noi ci piace tutti fare i maghi, Bitcoin 100K. Magari, no? Noi lo spariamo spesso questi 100K, ormai dal 2021, quando ci fu il prima bull run post-Covid, no? Quindi ci piace fare le previsioni, però le previsioni lasciano il tempo che trovano, nel senso, perché il futuro non lo conosce nessuno. Quindi, se vogliamo essere realisti e portarci la pagnotta a casa, bisogna lavorare su fatti. Quindi, è meglio lavorare su quello, a mio avviso. Verissimo, ver anzi, le previsioni hanno fatto più danni che tutti i drawdown Questo. di sto mondo. C'è poco da dire. È vero, siamo tutti contenti se va 100K o 1 milione, ovviamente. Però, Però, chi lo sa? guarda, verissimo, verità, insomma, l'ambiente in cui siamo è così. C'è queste narrative, queste cose che tirano molto, purtroppo. Ma è bello ascoltare questa opinione. Ricordiamoci di rimanere concentrati. E Massimo, io ho ultime due domande. Allora, la prima è: che cos'è che ti ha insegnato? Che ti hanno insegnato le cripto o il trading o Bitcoin che ti ha servito anche nella tua vita personale, nella tua vita reale, nelle tue relazioni? Qual è quella cosa che dici: ah, imparando questo, no, questo è un insegnamento che mi porto con me anche nella vita reale, anche al di fuori della speculazione, del lavoro? Sì, allora il mondo cripto a mio avviso è ancora un mondo verginello, è un mondo che deve ancora crescere tanto. Quando noi guardiamo la top market cap, la classifica, vedi che tra le prime 100 ci sono più meme che ecosistemi che magari più in basso hanno magari più ragione di esistere, no? Perché lavorano magari su qualcosa che porta una evoluzione dell'ecosistema cripto, che ti fa capire che siamo ancora in una fase embrionale e che mi piace molto, nel senso che ti fa venire quella voglia di capire se veramente nel futuro avrà un ruolo. Adesso abbiamo visto che Ethereum e Bitcoin si sono conquistati un posto nel mercato più grande al mondo, che è quello del mercato americano. Che mi fa capire? Mi fa capire che da una parte stiamo crescendo, da un'altra ancora siamo, quando guardi le meme, che va bene. Io da speculatore ho fatto più soldini con le meme quest'anno che con altre cripto. Per carità, per uno speculatore va benissimo se sai quello che stai facendo. Però non ci porta a una evoluzione. Cioè, bello il restaking, ci piace a tutti, ma funzionerà? Oppure quanti layer one ci servono? Quanti ce ne sono? Ce ne servono veramente tutti questi? Tutti questi hanno bisogno di tutti questi layer 2 e così via? Non lo so, qualcosa probabilmente andrà a bruciarsi nel tempo e l'insegnamento qual è? Che nella mia vita il troppo stroppia e nel mondo cripto ce n'è tanto, ce n'è proprio tantissimo e quindi ho capito che devo concentrarmi un po' più su meno cose. Di poco rilievo piuttosto che di concentrarmi su cose con più rilievo che con cose di meno rilievo in termini proprio di approccio rispetto a quello che vedo nel mondo cripto, che è tanto, lo vedi pure nei tweet che tutti sono concentrati a guardare il tweet di Tizio Caio, cioè è troppo, okay? Quindi io riduco, preferisco ridurre. L'insegnamento a mio avviso è questo: più togliete rumore, più sarete concentrati sul focus principale, cioè capire qual è l'obiettivo che volete raggiungere, perché in fin dei conti vogliamo portarci la pagnotta a casa. Cioè, Bellissimo. che sia 5-10 per va bene, però Sì. questo Guarda, anche questo insegnamento bellissimo, insomma, diamo importanza alle cose importanti e togliamo il più possibile. è. E Sì.
Bellissimo, Massimo, davvero. Cavolo, questi 18 minuti sono volati. Allora, io negli ultimi 10 secondi, 20 secondi, voglio dire che, ragazzi, andate a dare un'occhiata a quello che fa Massimo, andate a seguirlo in live. Tu fai live tutti i giorni, dalle Dal alle 3 lunedì al e venerdì alle 15:15, sì, esatto. un quarto. E Analizzo ragazzi. tutti gli asset di chiunque mi viene a trovare. È sempre così. Allora, Massimo, guarda, siamo arrivati qua alla fine di questa intervista e ragazzi, andate a scoprire chi è Massimo. Massimo, tu fai 5 live su YouTube tutti i giorni alle 3 e un quarto, giusto? Corretto, corretto. Poi alcune volte sono ospite da altri, da Vito Lops, qualche volta il giornalista del Sole 24 Ore, quindi mi trovate anche su altri canali, però sul mio canale YouTube, se vuoi lo condivido, lo faccio vedere se vuoi. Sì, assolutamente, verrà messo comunque in descrizione, fallo pur vedere, Massimo, grande. Sì. È il canale YouTube dove sotto ogni mio video trovate tutto ciò che ho fatto sul mondo cripto, come siamo messi, tutti i miei canali, canale Telegram gratuito, Discord gratuito, sono tutti gratuiti, quindi potete venirmi a trovare a farmi un saluto live. E soprattutto voglio che tutti quanti spolliciate il video di CryptoPub, perché nel mio canale dico sempre spolliciare, cioè Hai lasciare un like. ragione. hai ragione Massimo. Io invece devo migliorarmi su queste call to action che invece sono importanti. Un like a noi fa davvero la differenza e costa un secondo. Quindi, no, davvero Massimo, continua così, è sempre bello ascoltarti e ci vediamo sicuramente in presto o in live da te o al Crypto Pub da noi. Ovviamente sì, poi Grazie, grazie per il tuo dovresti tempo. andare di nuovo da me. Un saluto, grazie Paolo, un saluto a tutta la community di CryptoPub. Grazie, grazie e grazie a voi ragazzi che ci avete ascoltato in questa bella intervista. Fate i bravi, mi raccomando, non compratemi, non è vero. Provate, testate, fate, divertiamoci che c'è una vita sola. Ciao Massimo, alla prossima. Ciao Paolone, grazie.